Sentite? Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di cuore di essere qui, anche grazie a Don Ben per le parole che ci ha donato. Vediamo, non capisco. Allora, abbiamo tre parti di questo nostro incontro, oltre all'introduzione di Don Ben, uno di scenario, poi entreremo nel merito delle misure relative all'area famiglie, genitori, persone. E poi il confronto tra noi. Gli orari sono quelli che che praticamente abbiamo così definito. In particolare io vi offrirò un contributo sullo scenario di riferimento, a cosa siamo chiamati, vi illustrerò il senso e anche l'obiettivo di questo manuale operativo e la metodologia di questo corso di formazione. In particolare mi soffermerò sull'area tematica famiglie, genitori, persone, misure e altri rimedi. E poi avremo uno spazio, una quarantina di minuti per domande e risposte, e poi le conclusioni, i saluti finali di Don Ben. Vorrei invitarvi eventualmente a fare delle domande, e ogni tre domande cerco di dare una risposta. Ci si prenota cliccando sull'icona dove c'è scritto appunto chat, si apre automaticamente uno spazio sulla destra, basterà scrivere il nome e ci si prenota per la domanda. Il grande regista l'avete già conosciuto, è Alberto. E quindi seguiremo poi quanto lui ci dirà. Ecco, alcune istruzioni per l'uso. Anzitutto vorrei tranquillizzare tutti, non ci sono esami, quindi nessuno di voi verrà sottoposto a esami. Non cercare di copiare le slide, è molto meglio ascoltare e cercare di capire il più possibile. Queste slide poi vi verranno messe a disposizione. Tenete presente, e vi chiedo scuso, ma soprattutto comprensione per questo, che oggi io, ma poi gli altri colleghi di cui vi parlerò dopo, vi forniremo molte informazioni in poco tempo, quindi è impossibile ricordare tutto e subito. E proprio per questo, anzi soprattutto perché, avrete a disposizione un manuale operativo che vi verrà dato inviato al più presto, che contiene schede informative dettagliate per ogni argomento esposto, per ognuna delle tre aree. Infatti in questi incontri ne avremo tre, oggi il 28 maggio e il 3 giugno sul manuale, poi un quarto il 5 giugno, comunque tratteremo una sola area. Il suggerimento che vi posso fare è di, se avete la possibilità, di prendere due fogli bianchi con penna e di metterli davanti a voi. Magari su uno potete semplicemente annotare qualche appunto in funzione di una o più domande, nel secondo magari segnalare parole o aspetti non chiari. Se me li segnalate vi ringrazio in anticipo perché ci potrà aiutare a migliorare e quindi possiamo cominciare. Anzitutto lo scenario. Lo scenario è un'evidente crisi di sistema perché la pandemia ha prodotto un grande, un grave, un profondo cortocircuito che ha fatto saltare tutti quanti gli schemi per quanto riguarda i tradizionali, tra virgolette, equilibri sociali ed economici. Abbiamo visto numerosi provvedimenti di emergenza, necessariamente limitativi da alcuni punti di vista, come limitativi degli spostamenti, le chiusure delle attività, che hanno prodotto inevitabilmente un inceppamento proprio del sistema economico. Queste misure hanno ridotto alcune libertà, evidentemente, ma hanno e stanno producendo anche una carenza di liquidità economica non superabile certamente solo con la resilienza o con quello uno magari poteva aver messo da parte. E questa crisi, questa carenza di liquidità ce la porteremo appresso, almeno quantomeno nel medio periodo. Quindi è chiaro, tutti ci stiamo confrontando anche con difficoltà, con grosse incertezze legate alla fase 2, ma in realtà anche un po' alle successive. Il dato di partenza che dobbiamo molto aver presente dinanzi a noi è che per la prima volta non è mai accaduto che tutto il mondo si fermasse. Voi vedrete i servizi attraverso i TG, i giornali, i social, e questo è il dato che emerge. E lo scenario è quello di una grande e profonda recessione. Il PIL italiano, secondo le stime recentissime della Commissione europea, per il 2020 registrerà una decrescita di 9,5 punti percentuali. I tradotti in risorse finanziarie sono circa 160 miliardi di euro in meno per le economie nazionali. Questo equivale a 5 manovre finanziarie annuali del nostro paese, non di carattere ordinario, ma straordinario. E corrisponde, questo meno 9,5%,
allo stesso calo medio che si è registrato in Europa nel 1929. Tra marzo e febbraio 2029 c'è una riduzione dei posti di occupati di 29.000 unità. Rapportati al marzo dell'anno scorso sono 121.000 occupati in meno. E i posti di lavoro persi a marzo rispetto a febbraio per due terzi sono di donne. Le aziende, e questo già lo si nota, iniziano ad alleggerirsi, tra virgolette, della forza lavoro meno essenziale, quindi i tempi determinati, part-time, professionalità più basse, e peraltro anche in questo caso spesso stiamo parlando di donne. Guardiamo la situazione per quanto riguarda la disoccupazione. Sappiamo che nel secondo trimestre 2020 la disoccupazione dovrebbe contrarsi, ridursi in maniera molto più significativa. Sono in gioco, ad esempio, gli oltre 400.000 contratti a termine in scadenza solo tra marzo e aprile 2020 e non è assolutamente scontato il loro rinnovo, anzi. L'INPS ha pubblicato il 21 maggio i dati sulla cassa integrazione. Sono circa 7 milioni e mezzo di lavoratori sospesi interamente o parzialmente. Stiamo parlando del 45% di tutti i lavoratori dipendenti. Tenete presente che questa cifra di lavoratori dipendenti in cassa integrazione non risultano disoccupati e non lo risulteranno ancora per qualche mese grazie a questo fondo europeo SURE dell'Unione Europea, destinato proprio ad ammortizzare gli effetti occupazionali in uscita, per cui per alcuni mesi, grazie a questo fondo europeo di 100 miliardi, si riuscirà a mantenere questi lavoratori in una sorta di limbo statistico. Sappiamo che nei prossimi mesi, senza liquidità immediata alle imprese, finita la cassa integrazione, i livelli di disoccupazione anche nel nostro paese rischiano di arrivare a livelli catastrofici. Voi avrete sentito che negli Stati Uniti siamo già arrivati a 49 milioni di disoccupati, solo negli Stati Uniti di America. La CGA di Mestre, qualche giorno fa segnalava che nel primo trimestre di quest'anno abbiamo perso 11.000 aziende artigiane. Senza aiuti il rischio è che si arrivi a 100.000 aziende artigiane in meno a fine anno. Quindi abbiamo a che fare con un'onda lunga e la vera emergenza la potremo cogliere, toccare. Oggi stiamo toccando alcuni segnali tra settembre e ottobre. Perché settembre-ottobre? Perché a settembre-ottobre finirà l'attuale blocco dei licenziamenti previsto anche dall'ultimo decreto. Legge, rilancio, era già stato introdotto a marzo, è stata rinnovata e estesa il blocco dei licenziamenti. Ecco, allora in questo quadro, se nessuno si salva, anche noi come Chiesa di Roma siamo coinvolti evidentemente nella generale mancanza di risorse, ma vale anche per noi, vale per tutti, che non potremo farcela da soli, a reggere l'onda di quella che è la più grave crisi economica e sociale dal 1929. E allora tutti dobbiamo concorrere a evitare costi sociali altissimi, rendendoci disponibili ad alimentare le alleanze, la solidarietà fra tutti gli uomini di buona volontà, ovunque questi operino, nel pubblico e nel privato, nel volontariato o nelle istituzioni, ovunque, nel mondo dell'informazione, proprio per evitare costi sociali altissimi. Quindi siamo chiamati anzitutto alla concretezza, perché credo che ognuno di noi, che siamo collegati, ognuno di voi, sa bene quali sono i problemi, le emergenze, le criticità, le sofferenze vissute che vive la nostra gente più povera. Questa concretezza oggi significa conoscere, è una concretezza legata alla conoscenza dell'esistenza di misure pubbliche e non solo, ci sono anche quelle della Chiesa, ci sono quelle sociali, quelle private. Misure che possono sostenere proprio chi più drammaticamente è esposto alle conseguenze non sanitarie della pandemia. E quindi è la concretezza di questa conoscenza per fare che cosa? Per spendere le vostre competenze. Diversi di voi hanno delle competenze specifiche importanti. Diversi di voi hanno esperienze importanti. Tutti voi avete una carica umana e cristiana importantissima da mettere al servizio di quelle persone che di questa durissima crisi stanno già pagando il prezzo più alto.
Siamo chiamati anche ad arricchire, a contribuire alla missione della Chiesa, quindi a contribuire al suo ruolo pastorale. Parlo della Chiesa di Roma, che arricchisce la sua secolare tradizione. Nella carità è prima da secoli la Chiesa di Roma, da secoli. Nella capacità di farsi prossima ai più fragili, promuovendo quindi la piena dignità di ogni persona. Nella giustizia, che ha molto sottolineato Don Ben, anche attraverso una puntuale informazione e sostegno per l'accesso ai propri diritti. Tutto ciò consapevoli, e vale per tutti quanti noi, non solo quelli qui presenti, che per fronteggiare problemi così complessi, ho dimenticato di scriverlo, così complessi, così grandi e difficili, occorre andare oltre la tradizionale generosità. Serve una mentalità e strumenti, e servono strumenti innovativi. Si tratta di aprirci alla stagione dei diritti. Mi ha già parlato molto bene Don Ben, vado avanti. E vi proponiamo oggi una cassetta degli attrezzi. Proprio pensate proprio alla cassetta degli attrezzi del falegname, dell'idraulico, del meccanico. Perché senza questi attrezzi, noi quei diritti rischiamo molto probabilmente di non poterli agire e farli agire. Attrezzi che ci sembrano indispensabili, quindi, per aiutare affinché nessuno resti indietro. Una frase che ormai è uno slogan, a volte può sembrare irritante, ma lo sarà soprattutto se questo slogan rimane così. Ma se non ci attrezziamo ad agire quei diritti, il problema è che questo resterà solo uno slogan molto retorico. Attrezzi per promuovere e tutelare i diritti di persone che sono ai margini, senza sostituirsi alle istituzioni, ma al tempo stesso senza fermarci alla pur nobile assistenza. Si tratta di trovare una nuova complementarietà. Vi proporremo quindi un manuale operativo dei diritti. Oggi affronteremo solo la prima puntata. Un manuale, potremmo dire, istruzioni per l'uso, pensato per gli operatori e i volontari della Caritas e quindi per le comunità parrocchiali di Roma. Io mi scuso per me, penso anche per con gli amici che hanno collaborato a questo manuale, per qualcosa che magari non ci sarà, per le sue magari imprecisioni, lo metteremo a punto anche work in progress, perché tra l'altro tutta una serie di normative vanno cambiando, quindi questo è un manuale che noi aggiorneremo costantemente e che vi metteremo costantemente a disposizione nella sua versione aggiornata. Un manuale operativo dei diritti sulle misure di sostegno in campo che già ci sono per persone e famiglie. Il problema qual è? Il punto centrale è superare l'ignoranza. No, Don Milani, no? Ci ha molto sottolineato che sapere è potere e sul non sapere si perpetuano tante discriminazioni, tante riduzioni della dignità delle persone. C'è un grande deficit di informazione utile e di competenze che aumenta le disuguaglianze, perché ad esempio con la pandemia sono state varate tante norme, altre ne saranno varate che sono complesse da capire, da mettere in opera in alcuni casi. E c'è il grande rischio di sottovalutare gli strumenti disponibili o magari di far prevalere la rassegnazione. Non ci capisco nulla e quindi lascio perdere. Quindi per noi è indispensabile utilizzare un approccio integrato alle diverse modalità di aiuto, che siano pubbliche, sociali, private, un approccio integrato alla tutela dei diritti, perché la tutela dei diritti è amministrativa, è sociale, anche comunitaria. Si tratta quindi di prendere per mano i poveri dopo essersi affiancati a loro, perché questo, a nostro modesto avviso, è un atto di carità. Il contratto formativo si basa su un punto, questo, è quello di conoscere e usare il manuale operativo dei diritti che si sviluppa su queste tre aree. Io vi esporrò quella su famiglie, genitori, persone, Luigi Lusi sull'abitare, e Massimo Soraci, vice direttore della Caritas, sul sostegno al reddito e liquidità. Abbiamo lavorato molto insieme e ci siamo integrati anche su queste, diciamo, materie. Poi ognuno di noi seguirà in particolare nell'esposizione queste tre aree. Passiamo alla prima, al contenuto della cassetta degli attrezzi. Famiglie, genitori, persone. Anzitutto ci sono i buoni spesi per l'acquisto di generi alimentari. Qualcuno potrebbe dire, ma è una misura scaduta, è vero, perché è scaduto il 30 aprile, le domande bisognava presentarle addirittura entro il 16, ma in realtà è ancora in essere, perché molti di quei buoni non sono proprio arrivati, tantissimi.
Voi sapete che sono buoni per la spesa cartaceo a mezzo app, per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, vari in relazione alla composizione del nucleo familiare, si va dai 300 ai 500 euro. Al Comune di Roma, sono a Roma Capitale, sono arrivate 160.000 richieste, questi sono i dati noi che abbiamo al 10 maggio, all'epoca ne erano stati non erogati 110.000. Siamo convinti, speriamo che si sia andati molto più speditamente in questi giorni. Per esempio, è attuale accompagnare le persone e interloquire con i municipi per l'ottenimento e per l'utilizzo di questi buoni spesa per le persone che ne hanno bisogno. Ecco perché è attuale, nonostante che di per sé sia scaduta la fase di presentazione delle domande. Poi abbiamo la carta acquisti ordinari, esiste da anni, però c'è gente che ancora non la conosce. È una carta di pagamento elettronico con 80 euro bimestrali, vengono caricati ogni 2 mesi, che possono essere utilizzati per la spesa alimentare presso negozi convenzionati e il pagamento delle bollette della luce e del gas. In realtà gli enti locali hanno la possibilità di integrare anche l'importo economico. Chi ne ha diritto? Chi ha più di 65 anni oppure meno di 3 anni? È chiaro che in questo caso verrà data alla persona che esercita la patria potestà, no? Per i bambini con meno di 3 anni. Il requisito per chi ha dai 65 anni fino ai 69 di un reddito ISEE di 6.966,54 euro, se hai più di 70 anni 9.288 euro e alcuni centesimi. Questa carta consente anche di avere degli sconti presso negozi e farmacie aderenti. La domanda la si fa presso l'ufficio postale. Ci sono poi agevolazioni al trasporto pubblico locale ed è stato introdotto proprio con il decreto rilancio il 19 maggio scorso anche il diritto al rimborso, perché con il lockdown, con il blocco a cui siamo costretti, stati costretti, è chiaro che non anch'io ho l'abbonamento ai mezzi pubblici, non l'abbiamo potuto utilizzare per 2 mesi e quindi questo diritto al rimborso ci consentirà di avere o un allungamento dell'abbonamento per 2 mesi o un voucher, un buono valido per un anno, per poter recuperare quei mesi in cui non l'abbiamo potuto utilizzare. Ma queste agevolazioni permettono di avere uno sconto sugli abbonamenti per bus, treno, metro, che come minimo è uno sconto del 30%, ma può arrivare fino al 50% se c'è una particolare condizione economica. Arriva fino al 50% se il reddito ISEE arriva fino a 15.000 euro, oppure se c'è una condizione di numerosità nella composizione familiare. Se c'è un reddito invece che arriva a 25.000 euro, lo sconto appunto si ferma al 30%, ma è pur sempre un 30%. Veniamo alle misure per i giovani e gli studenti. Anzitutto c'è il bonus cultura che vale per i diciottenni, è un buono di acquisto di 500 euro. Vedete che può essere utilizzato per l'acquisto di libri, musica digitale, audiovisive. Biglietti per cinema, concerti, musei, mostre, spettacoli, monumenti, anche per corsi di musica, teatro, lingua straniera. La domanda si fa su questo sito. Ecco, la richiesta va fatta entro il 31 agosto 2020, quindi abbiamo dei mesi di fronte a noi in cui può essere molto importante, con la possibilità di utilizzare questo bonus cultura da parte dei ragazzi fino al prossimo 28 febbraio 2021. Abbiamo poi i buoni libro scolastici, esistono da tempo, da anni, sono fondi dello Stato. Sono buoni variabili da 70 a 130 euro in base alla classe di frequenza. L'importante è che il nucleo familiare non abbia un reddito ISEE superiore a 10.632 euro. La domanda la si fa tramite il portale internet del Comune di Roma. È importante ricordare che si possono usare presso le librerie convenzionale e vale per le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, statali e private paritarie. La Regione Lazio poi ha introdotto il bonus internet di 250 euro fino all'esaurimento dei fondi disponibili. L'importante è non avere un requisito di non superare il requisito di reddito 2019 non superiore a 20.000 euro, però consente a studenti universitari di poter accedere a strumenti e mezzi di connettività internet. Il decreto rilancio ha introdotto una misura importante, non è ancora immediatamente operativa perché entro 60 giorni dovrà uscire il decreto più specifico, però introduce a questo
articolo, uno degli ultimi, un aumento di ben 290 milioni di euro per il 2020 di alcuni fondi destinati appunto a consentire l'accesso da remoto a banche dati e piattaforme digitali. Parlo degli studenti università, studenti dei centri alta di formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Consente con questi fondi di accedere a un esonero totale o parziale del contributo onnicomprensivo annuale dell'università, che è importante. Rafforza la possibilità di accesso al diritto allo studio per studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, ne dovremmo conoscere parecchi noi. Dà la possibilità di prorogare per 2 mesi le borse di studio universitari, come pure di introdurre una proroga per gli assegni di ricerca. Un'altra misura è la carta della famiglia, una carta sconti per l'acquisto di beni e prodotti presso negozi e siti web convenzionati. La novità per il 2020, a seguito della pandemia, è che in prima il requisito negli anni precedenti era avere almeno 3 figli a carico con meno di 26 anni. Solo per il 2020 è prevista la possibilità di accedere a questa carta con un solo figlio a carico. È aperta a cittadini italiani dell'Unione Europea che sono residenti, e questo è un portale a cui si può direttamente accedere. La Regione Lazio ha introdotto poi un contributo di libertà per le donne vittime di violenza, è un contributo economico, massimo di 5.000 euro pro capite, vale anche per donne con figli minori o in gravi difficoltà, per esempio che hanno perso il posto di lavoro. Non fanno loro direttamente la domanda, ma devono essere segnalate tramite i centri antiviolenza o le case rifugio del circuito regionale del Lazio in cui sono inseriti, che quindi le segnalano, che predispongono un'istanza e casomai loro devono semplicemente sottoscrivere allegando poi la documentazione. Le spese ammissibili, come vedete, sono proprio quelle di base: l'affitto, il condominio, le utenze, quindi acqua, luce e gas, per la cura della persona, per la scuola dei figli, biancheria e mobili essenziali, elettrodomestici di base. L'istanza, scusatemi, va presentata tramite questi centri e case rifugio entro il 31 dicembre 2020. L'altro giorno il ministro dell'Interno segnalava che proprio come previsto, purtroppo in queste settimane sono aumentati i casi di violenza domestica a carico delle donne, a carico anche dei bambini, ecco, questo lo sottolineo per l'attualità del problema. Ci sono diversi strumenti di sostegno per i disabili. Allora, qui sono misure importanti, visto le conseguenze della chiusura scolastica, perché oltre ai 3 giorni più 3 giorni previsti dalla legge 104 del 92, sono stati introdotti anche per il mese di maggio e giugno 12 giorni in più per ognuno di questi mesi. Per i genitori non serve fare una specifica domanda, sono permessi retribuiti. Non serve fare una specifica domanda perché sono persone già autorizzate in base alla legge 104. C'è il tema della didattica a distanza: sappiamo che a marzo, per difetto, il 30% dei bambini sono stati esclusi dalla didattica a distanza. Ad aprile, il comune ha dato una delega ai municipi per la didattica a distanza per quanto riguarda i bambini disabili. Sappiamo che è partita in maniera efficace solo in pochi municipi su 15, quindi sarà importante anche qui sensibilizzarli. E dall'8 maggio comunque il Comune di Roma, Roma Capitale, ha riproposto l'assistenza a domicilio per i bambini disabili, specificando, chiarendo che sia gli operatori che le famiglie devono esprimere la volontà di accettare questa soluzione. Quindi di fatto non vuole assumersi responsabilità in quanto tale. Ricordo anche che c'è sempre attivo 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7, il numero verde, che è quello qui indicato in entrambi i casi, della consegna dei farmaci e della spesa a domicilio. Questo vale anche per le persone anziane. Segnalo qui che il decreto rilancio, proprio in questi giorni, ha introdotto a due informazioni, due provvedimenti, ne do informazione flash, però può essere importante, devo saperlo. La sospensione delle visite medico-legali dell'INPS con l'accertamento dell'invalidità civile, la cecità civile, la sordità, l'handicap e la disabilità. In realtà l'INPS già da marzo
aveva varato la sospensione di queste visite, è stato rinnovato e confermato da parte dell'INPS il blocco di queste visite medico-legali di accertamento. Ci sono delle eccezioni. Le eccezioni riguardano le persone con malattie oncologiche serie oppure in particolari condizioni sanitarie particolarmente gravi. Per questi casi non si sospende l'iter e ci sarà un esame della documentazione a distanza, quindi non si blocca nulla. Ecco, i due articoli del decreto rilancio di 19 maggio hanno introdotto una proroga di 30 giorni della validità delle ricette limitative dei farmaci di fascia A e una proroga di 90 giorni dei piani terapeutici. Ci sono diversi aiuti alla genitorialità. Esistono da tempo, è bene sempre sensibilizzare e informare le persone sulla loro esistenza. Ad esempio, il premio bonus mamma, 800 euro che vengono dati in un'unica soluzione, una tantum, per ogni evento. Quali sono questi eventi? La nascita, l'adozione o anche l'affidamento. Si fa la domanda all'INPS dopo il settimo mese nel caso di gravidanza e comunque sia entro un anno dall'evento, cioè da quando è nato il bambino o la bambina, oppure c'è stata l'adozione o l'affidamento. Poi ci sono i bonus bebè, che è un assegno mensile per un anno, naturalmente cambia in base alla fascia ISEE, quindi bisogna qui considerare se c'è un ISEE, un reddito inferiore, un ISEE inferiore, ISEE sarebbe l'indicatore della situazione economica equivalente. Se è meno di 7.000 euro, più di 7.000 euro o inferiore a 40.000 euro, io l'ho segnato, nella scheda sarà tutto dettagliato. Comunque, sono assegni mensili che possono variare da 160 euro a 80 euro nel caso del primo figlio, sempre in base alla soglia di reddito ISEE, e da 192 euro a 96 euro dal figlio successivo. La domanda va presentata all'INPS entro 90 giorni da quando si è verificata la nascita oppure c'è stata l'adozione o l'affidamento. Abbiamo poi il bonus asili nido. Anche questo è un contributo mensile per un anno, 12 mesi, che serve a pagare le rette degli asili nido, pubblici o privati, o anche per l'assistenza domiciliare dei bambini con meno di 3 anni con gravi patologie croniche. Bisogna tenere conto delle diverse fasce ISEE, fino a 25.000 euro, oppure meno di 40.000 euro o maggiore di 40.000 euro, ma la forchetta dei possibili contributi complessivi annui nell'anno vanno da un massimo di 3.000 euro a un minimo di 1.500 euro. Quindi i 3.000 euro per chi arriva con un ISEE fino a 25.000 euro, 1.500 euro per chi ha più di 40.000 euro. La domanda va fatta entro il 31 dicembre 2020 all'INPS. Proseguiamo sugli aiuti alla genitorialità. C'è il congedo parentale Covid-19. Sono 30 giorni di permessi retribuiti, con una copertura del 50% della retribuzione, era del 30%, per la cura dei minori tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020. Questo è legato ovviamente alla chiusura delle scuole e dei servizi dell'infanzia. È prevista la possibilità di usufruirne in maniera alternata anche dei genitori, che seguono in maniera appunto alternata i bambini con minori di 12 anni. Vale per dipendenti pubblici o privati, collaboratori, prosordinati, artigiani, commercianti, professionisti, iscritti alla gestione separata. La domanda va fatta all'INPS e sono previsti anche congedi non retribuiti, ma al tempo stesso è stato introdotto in questo caso il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Poi abbiamo i bonus servizi babysitting, che è alternativo a quello di cui vi ho parlato poc'anzi, cioè al congedo parentale. Sono bonus per l'acquisto di servizi babysitting. L'importo massimo di questo contributo, di questo bonus, è di 1.200 euro per tutto il nucleo familiare. Può essere utilizzato per minori che al 5 marzo abbiano un'età inferiore ai 12 anni. Sono esclusi i minori che hanno una disabilità grave perché per loro vale l'altra normativa di tutela, la domanda va presentata all'INPS. Abbiamo poi gli assegni comunali di maternità, qui è per le madri non tutelate proprio,
un contributo economico che viene erogato all'INPS a donne e madri non lavoratrici che hanno partorito oppure hanno adottato un bambino o ricevuto in affido, l'importo per 5 mensilità è di 348,12 euro. La domanda va presentata tramite CAF o patronale convenzionale al Comune di Roma. Va presentata entro 6 mesi da quando è nato il bambino, oppure c'è stato adottato, è stato ricevuto, e è accessibile a cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con carta di soggiorno. C'è una compatibilità rispetto a un tetto annuale ISEE che viene continuamente aggiornato. Comunque qui è importante anche segnalare che è alternativo, cioè incompatibile, con indennità o assegno di maternità INPS. Cioè se uno percepisce già, una donna percepisce già un'indennità, un assegno di maternità INPS, non può avere accesso a questo assegno comunale. C'è inoltre un assegno al nucleo familiare per nuclei familiari con 3 o più figli minori. È un contributo economico del comune che arriva tramite l'INPS per 13 mesi. È rivolto a cittadini italiani, comunitari e extracomunitari regolarmente soggiornanti che hanno un ISEE complessivo non superiore a 8.788 euro. Anche qui la domanda la si fa al Comune di Roma tramite CAF o patronali convenzionali. Va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In concreto, per usufruire per quello dell'anno 2020, la domanda va fatta entro il 31 gennaio 2021. Ricordate che il dettaglio di tutte queste materie le trovate nelle schede. Informazioni di servizio riguardo alla proroga, validità documenti di identità, sono state disposte più proroghe in questo periodo, causa la pandemia. Per esempio, diversi anche direttamente interessati non sanno che i permessi di soggiorno per immigrati scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile sono prorogati fino la loro validità fino al 15 giugno, come pure i certificati ISEE, fondamentali, come più volte ricordato prima, per poter avere accesso a diverse misure, saranno validi fino al 31 agosto. Mentre fino al 15 giugno i certificati anagrafici e di stato civile, i documenti di riconoscimento e di identità sono validi fino al 31 agosto, la patente di guida fino al 31 agosto, anche il foglio rosa viene prorogato fino al 30 giugno e c'è tempo rispetto alle scadenze già intervenute per la revisione veicoli fino al 31 ottobre 2010. Qui c'è una normativa che prevede a causa della pandemia la possibilità di usufruire di rimborsi dei viaggi e biglietti. Stiamo parlando di chi ha comprato già nei mesi precedenti i pacchetti turistici, oppure i biglietti per viaggi, eventi culturali, sportivi, ricreativi e religiosi. La richiesta va fatta entro 30 giorni dalla fine del divieto a muoversi. Io adesso qui ho messo la data del 18 maggio, ma bisogna sempre rapportarla rispetto anche a diverse scadenze che ci sono. Per noi, in particolare, questa è. A parte gli spostamenti interregionali, no? Per cui per noi in alcuni casi varrà dal 3 giugno. Occorre allegare il biglietto e la documentazione degli eventi che sono stati annullati e entro 15 giorni le aziende che hanno fornito, venduto pacchetti turistici, biglietti di vario genere, entro 15 giorni da quando riceveranno la richiesta dovranno rimborsarlo o dare il rimborso direttamente economico oppure rilasciare un buono, un voucher. Di pari corrispondente valore che sarà utilizzabile per un anno. A Roma c'è l'annullamento automatico del pagamento delle rette delle mense scuole, delle scuole pubbliche primarie e degli asili nido comunali, proprio per il periodo di chiusura di scuole e servizi per l'infanzia. Qui è previsto o il rimborso oppure una compensazione rispetto alle prossime rette che dovremo pagare per coloro che avessero già provveduto a pagare anticipatamente le rette, no? C'è chi le paga tutte quante insieme. Sto concludendo per vostra fortuna. Se ne è parlato molto, ho visto anche parecchi servizi, anche sui social in passa questa cosa delle biciclette, anche una nota di allegria se vogliamo, a parte che fa bene per l'ambiente e anche per la salute. Però c'è il bonus mobilità 2020 per l'acquisto di biciclette e veicoli elettrici. Prevede un rimborso massimo di 500 euro per cittadini maggiorenni, residenti in capoluoghi di regione, provincia, anche con meno di 50.000 abitanti, se sono capoluoghi di regione, di provincia, anche con meno di 50.000 abitanti,
oppure con comuni con più di 50.000 abitanti, quindi oppure con comuni che non sono capoluoghi di regione di provincia, ma che hanno più di 50.000 abitanti. È utilizzabile una sola volta e per un unico acquisto, non degli accessori, non dei caschi o delle catene per intenderci, però consente, ecco, un contributo, un rimborso per acquistare biciclette nuove o usate, tradizionali o a pedalata assistita, handbike nuove o usate, veicoli nuovi o usate come a prevalente propulsione elettrica, monopattini, hoverboard, segway. O si può utilizzare anche per i servizi di mobilità condivisa, escluse le autovetture. Qui suggerisco, poi vi suggeriamo nelle schede del manuale operativo, queste FAQ che ci sembrano fatte molto bene del Ministero dell'Ambiente. L'ultima informativa riguarda però un tema importante, che è quello dell'inclusione finanziaria, il conto di base. Mi farebbe piacere sapere, fare un sondaggio tra voi, tra quanti di voi lo conoscono. Pensate che in Italia c'è dal 2012. L'Unione Europea con una direttiva l'ha reso vincolante per tutti i paesi dell'Unione da pochi anni. Noi ce l'abbiamo dal 2016. È un conto di pagamento, come un conto corrente bancario o postale, ed è completamente gratuito, mi sono dimenticato di sottolinearlo qui, chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro. In questo caso neppure deve pagare allo Stato l'imposta di bollo. Ed è completamente gratuito, anche se dovranno pagare invece l'imposta di bollo, per i pensionati che hanno un reddito lordo non superiore a 18.000 euro. Attenzione, è accessibile a tutto coloro che soggiornano legalmente in Italia, compresi senza fissa dimora e i richiedenti asilo nido. Ok? Offre un pacchetto prestabilito di operazioni di servizi di pagamento, cioè è possibile con questo fare un certo numero di bonifici, di accrediti, i prelievi agli sportelli automatici o a quelli bancari o postali, dà la possibilità di accedere al banco, per la carta di credito, o di avere lì l'accredito dello stipendio o della pensione. Non si può andare in rosso e non si possono avere con questo conto di base aperture di credito o scoperte di conto. Dove si chiede? Presso ogni banca, presso ogni ufficio postale e i soggetti eventuali altri che sono autorizzati. Attenzione, sono obbligati a offrirlo. Cioè, se io vado, sono un senza fissa dimora, vado alla banca o alla posta e lo chiedo, a meno che il funzionario della banca o della posta non abbia elementi per immaginare che ci sia un problema di terrorismo o cose di questo genere, di criminalità, sono obbligati a darlo. È quindi uno strumento appunto di inclusione finanziaria, che consente anche a persone che hanno pochi soldi, che fanno pochi movimenti, di avere maggiore sicurezza perché quei soldi stanno in un conto di base e non magari dentro casa nascosti chissà dove. Io vi ringrazio molto dell'attenzione e do adesso la parola a voi.